Buonasera a tutti, sono commosso per l'accoglienza che un cittadino reggiano di solito non merita, ma insomma la gradisco molto, anche perché qui mi sento davvero tra tanti amici. E quello che mi è stato chiesto stasera è quello non di difendere l'Europa, non c'è bisogno di essere difesa, ma di spiegare e di parlare assieme perché è un fatto essenziale, perché ne abbiamo bisogno per il futuro nostro e soprattutto per il futuro delle generazioni che vengono dopo. L'Europa è nata dalla drammaticità della guerra, è nata quando tre uomini di grande livello, De Gasperi, Adenauer e Schuman, si sono accorti che continuando così ci saremmo disfatti completamente, che si rendono conto che o ci si metteva assieme o di nuovo l'Europa avrebbe dato al mondo l'esempio delle tragedie e delle guerre. Queste sono elezioni decisive veramente per il futuro dell'Europa tra sovranisti e diciamo europeisti? Certo che sono decisive, non nel senso che sono le elezioni finali, ma che se ci fosse un successo sovranista, che io non credo, allora potrebbero essere definitive. E in Italia? Beh, l'Italia è un pezzo d'Europa, in Italia è probabile che i sovranisti abbiano un buon successo e se continueranno nella politica di isolarci sempre più dall'Europa, la povera Italia andrà sempre peggio, già va molto male, ma andrà sempre peggio. Voglio dire, ormai le grandi decisioni politiche o le facciamo assieme in Europa o non si fanno. Voglio dire, ci sono 22 cinesi per ogni italiano e 6 americani, cosa volete? Non possiamo pensare di poter avere un ruolo direttivo in questo mondo. Quindi se vogliamo conservare la nostra sovranità dobbiamo conservarla insieme agli altri. Se facciamo finta di essere sovrani da soli la perdiamo. Cina è una grande realtà del mondo, non si può ignorare, però se vi ho detto che ci sono 22 cinesi ogni italiano, bisognerà pure che quando si tratta si abbia un minimo di peso. Lì, cosa volete, i cinesi che sanno commerciare hanno trattato con l'Italia, poi visto che la Francia aveva con sé la Germania e l'Unione Europea, i più grandi affari li hanno fatti con loro. Io ripeto, io sovranista non sono, proprio perché ritengo che la nostra sovranità vada preservata insieme agli altri, se no non ce la facciamo.